Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti nel mio canale, io sono Alex e per voi oggi andremo a parlare di Assetto Corsa Competizione, andremo a parlare precisamente della prima release che è stata rilasciata da poco, il 12 settembre, quindi praticamente poco più di una settimana fa abbiamo provato e testato questo gioco e adesso andrò a dirvi io precisamente quelle che sono state le mie personalissime impressioni, opinioni e quello che provo e ho sentito al volante. Voi potete pensarla anche in un'altra maniera, potete pensarla o come me o in un'altra maniera, io lo premetto sempre in fase di video recensione o comunque quando parlo di un gioco. Allora, la prima cosa che salta all'occhio mettendo questo gioco è la grafica. Innanzitutto sapevamo subitissimo quando è uscita la roadmap di Assetto Corsa Competizione che avremmo avuto a disposizione il 12 settembre una macchina, una pista e poco di più. C'è stata proprio la roadmap ufficiale, io l'ho presentata con il mio alter ego Frankie in modo un po' più scherzoso, comunque andate a rivedervi il video così almeno saprete direttamente qual è stata la roadmap di Assetto Corsa Competizione da qui fino a febbraio-marzo quando uscirà poi il gioco completo. Comunque qua il 12 settembre ci avremmo scommesso tutti che sarebbe stato un ottimo gioco a livello grafico. Infatti a livello grafico la prima cosa che salta all'occhio, visto che hanno cambiato direttamente il motore grafico, adesso si è passato all'Unreal Engine 4, ormai usano tutti questo motore grafico qua, la prima cosa che salta all'occhio è veramente la grafica, molto molto bella, molto curata, tantissimi riflessi, anche se essendo un accesso anticipato devono ancora metterla un po' a punto, mettere appunto soprattutto i riflessi, quello che concerne i riflessi in generale della carrozzeria, dell'asfalto, del sole sull'asfalto, le varie lenti. Comunque il gioco si presta subito molto molto diverso, molto più bello rispetto a quello che è stato Assetto Corsa. Ricordiamo che Assetto Corsa 1, ormai è diventato Assetto Corsa 1, è uscito nel 2014 in accesso anticipato anche quello su PC e poi è stato successivamente messo anche su console nel 2016. Comunque sono già 4 anni che gli sviluppatori possono migliorare quel tipo di gioco lì. Adesso si è passati ad Assetto Corsa Competizione e in poco più di una settimana non è che potevano migliorarlo notevolmente. Adesso, in base a quanto sto registrando questo video, oggi siamo al 19 di settembre, quindi giusto una settimana fa è uscito Assetto Corsa Competizione e piano piano comunque giornalmente stanno facendo uscire degli aggiornamenti, piccoli aggiornamenti gli sviluppatori che miglioreranno il gioco da qui a poi ad ottobre, quando uscirà poi la seconda roadmap, la seconda release con un'altra macchina e un'altra pista. In questa versione, in questa prima versione, questa prima prova di Assetto Corsa Competizione, avremmo a disposizione la Huracan GT3 nel circuito del Nürburgring GP. Il circuito del Nürburgring GP è fatto veramente molto bene, ho trovato veramente un livello non una ma due, anzi tre volte più bello rispetto ad Assetto Corsa normale, con in più, oltre al bagliore del sole, oltre a mettere il ciclo giorno notte che mi piace tantissimo, a me posso mettere anche che inizio a correre alle 7 alle 8 di sera e poi man mano se corro diventa buio, una cosa molto figa. Si può scegliere anche accuratamente il clima. In questa release abbiamo a disposizione solo le varie tipologie di clima, quindi possiamo mettere pioggia leggera, pioggia media, pioggia intensa, monsone, ma possiamo sceglierla solo quella, solo quell'altra o solo quell'altra. In fase di gioco ufficiale poi ci sarà il meteo dinamico, quindi magari iniziamo col sole e finiamo con la pioggia. Per il momento non c'è questa future, chiamiamola così questa future, ma possiamo scegliere prima di iniziare a giocare come giocare, se pioggia leggera, pioggia media, pioggia super potente o monsone, che è veramente veramente molto molto difficile da guidare. Allora, a livello di guida ho trovato che ovviamente con il sole la macchina è molto molto stabile, frena tantissimo, anzi ho trovato che la macchina in questo gioco frena molto di più rispetto ad Assetto Corsa 1. Quando schiacci il pedale del freno la macchina, ho la sensazione che la macchina freni molto di più rispetto ad Assetto Corsa 1 e la macchina sia anche molto molto più guidabile, sento più vibrazioni al volante. Force feedback l'ho impostato sui 100, comunque si può mettere anche di più, io ho messo una via di mezzo per non sentirlo troppo leggero o non sentirlo troppo troppo duro, quindi ho impostato 100 come valore medio, che mi può dare delle grandi sensazioni, delle grandi emozioni, ma senza dovermi per forza affaticare, oppure se dovevo mettere 0 non sentivo niente, non avrebbe avuto senso giocare col volante. Ho trovato che con il sole è molto molto bello, la macchina tiene un sacco ovviamente
con il sole, quindi asfalto asciutto, in curva tiene tantissimo, riesco ad andare forte, fortissimo anche in curva, però sono rimasto un pochettino deluso quando sono andato a mettere pioggia leggera, pioggia media e pioggia intensa, ma non perché non ti dava le sensazioni la macchina, si sentiva poco questa differenza tra pioggia leggera, cioè tra asfalto asciutto, pioggia leggera, pioggia media e pioggia intensa. Cioè, ho avuto la sensazione io personale che la macchina tenesse sempre tanto, tantissimo, cosa che magari in realtà quando c'è un po' la pioggia intensa, pioggia intensissima, hai un pochettino meno di controllo. Comunque poca differenza, ma i tempi ovviamente aumentavano sempre di più, però il controllo che avevo io al volante era sempre molto buono. Avrei preferito forse un pochettino più di sentirla quest'acqua a terra, di sentire che quando faccio una curva perde un po' di aderenza. Secondo me il force feedback è ancora da migliorare, ovviamente è uscito da una settimana questo gioco, quindi sicuramente migliorerà tutto, però è stata una piccola sensazione che ho sentito io da asfalto asciutto, asfalto bagnato, asfalto molto bagnato. Invece quando si mette monsone, quindi la pioggia super mega galattica, lì veramente si sente tantissimo al volante che l'asfalto è bagnato, quindi quando si va a affrontare una curva si alleggerisce molto ed è molto molto difficile riuscire a tenere la macchina. Lì ho sentito veramente tantissima differenza tra asfalto asciutto e asfalto bagnato, cosa che invece con gli altri tipi di pioggia, pioggia leggera, pioggia media e pioggia intensa, l'ho sentita poco, ma è una strettissima opinione, strettissima sensazione quella che vi sto dicendo io. Magari qualcun altro di voi appena mette pioggia leggera lo sente molto di più, io non ho sentito tutta questa differenza e tutta questa difficoltà nel correre con la pioggia leggera piuttosto che io pioggia intensa. Ho sentito tantissima differenza invece dall'asfalto asciutto, pioggia leggera, pioggia intensa e pioggia media a monsone. Allora lì sì, tantissima differenza, e mi è piaciuto un sacco questa difficoltà nell'affrontare la curva, perché effettivamente stava diluviando, quindi con una macchina così potente è normale che ci sia difficoltà nell'affrontare una curva o nel frenare. Ragazzi, un pochettino ho spiegato i vari tipi di pioggia, i vari tipi di meteo, che poi non è dinamico in questo gioco qua per il momento, ma sarà dinamico poi in fase di uscita ufficiale del gioco a marzo, quando uscirà proprio completo, per farvi capire proprio le differenze che ci sono tra una condizione atmosferica e l'altra, visto che si è puntato tantissimo nello sponsorizzare questo tipo di bagnato, questo tipo di pneumatico caldo, freddo. Io ti dico, possono dire quello che vogliono, però poi la sensazione che ho io al volante è questa. A livello di suono, le macchine hanno un suono pazzesco, l'ho detto anche in fase di live, ho fatto due live di Assetto Corsa Competizione, mi è piaciuto un sacco, ma veramente un sacco, in fase di scalata, quando si frena si sente proprio il rumore metallico delle marmitte che scoppiettano e il motore è molto molto più corposo rispetto ad Assetto Corsa 1, sia in fase di accelerazione paurosa che in fase di rilascio dell'acceleratore. Quando si lascia l'acceleratore si sentono gli scoppietti e poi quando si frena si sente il fischio del freno e le pinze che mordono proprio sui freni. Io adesso giocavo con le cuffie, quindi ho potuto forse sentire anche di più il piccolo suono di intermezzo che c'è. Magari se giocate con le casse del monitor, le casse di uno stereo normale, non le sentite. Comunque in fase di prova ho messo le cuffie e ho sentito tutti questi tipi di suoni. Molto molto bello il suono dall'interno, ma molto molto bello anche il suono dall'esterno. Si sente proprio la macchina che quando freni scala, scoppietta e poi le fiammate da fuori. Veramente molto molto bello, molto corposo. Ecco, ho trovato il suono molto più corposo rispetto ad Assetto Corsa 1. A livello di replay, molto belli tutti e due. Assetto Corsa 1 aveva già degli ottimi replay, Assetto Corsa Competizione anch'esso ha degli ottimi replay. Il gioco poi ci offre anche la possibilità, oltre agli hot lap, di fare il giro veloce normalmente, di giocare anche contro computer, una gara contro l'IA, si può scegliere vari tipi di difficoltà ovviamente, e io ho notato che se si mette una difficoltà medio-alta riesce ancora a starci dietro, almeno per quelle che sono le mie capacità, ma quando si imposta la difficoltà altissima bisogna veramente, ragazzi, martellare come un disgraziato, perché sennò veramente se ne vanno via. Mi è piaciuta un sacco questa partenza lanciata, veramente mi è piaciuta un sacco, anche se giocando contro il computer, anche in fase di live, ho avuto dei piccoli rallentamenti,
cioè il gioco non riusciva mai a arrivare ai 60 fotogrammi al secondo, nonostante abbia un computer che può permettermelo. Infatti io tipo a Project Cars 2, che ha un motore grafico assurdo, con 30 macchine sullo schermo viaggia a 60 fotogrammi stabili sia nella fase di gioco che nella fase di replay. Invece qua, quando si gioca da soli va a 60 fotogrammi al secondo e nessun problema. Quando invece si gioca contro il computer abbiamo dei piccoli cali di frame rate in alcuni frangenti dove la macchina tentenna un pochettino, oppure dei piccoli rallentamenti. Però ragazzi, vi ripeto che è un accesso anticipato, quindi ovviamente ci possono essere questi tipi di problemi e ovviamente li miglioreranno da qui alle prossime uscite. Da qua fino a quando non esce il gioco finito ci saranno tantissimi aggiornamenti, tantissimi piccoli aggiornamenti o grossi aggiornamenti corposi che miglioreranno l'esperienza di gioco. Allora ragazzi, adesso vi ho fatto un'infarinatura di quelle che sono state le mie sensazioni e le mie emozioni al volante provando questo gioco. Ci ho fatto una live di tante ore, quindi ho potuto proprio perfettamente giudicare quello che sono state le feature nuove, come può essere la pioggia o come possono essere stati migliorati suono e grafica. Quindi vi ho fatto una panoramica un pochettino un po' corposa, un po' lunga, però quelle che sono state proprio le mie sensazioni di questo gioco. Assetto Corsa Competizione comunque promette bene, anche se per il momento giocare un mese con una macchina su una pista diventa anche un pochettino noioso. Una cosa che non mi è piaciuta tanto, ma non è in fase proprio di release di questa roadmap, della prima roadmap, che va la mia critica, che poi magari si può anche rilevare una non critica, perché Assetto Corsa Competizione sarà incentrato tutto sulla Black Pen GT3, il campionato ufficiale della Black Pen GT3, quindi ci saranno solo ed esclusivamente le macchine della GT3, che può essere un limite per Assetto Corsa Competizione rispetto a quello che era Assetto Corsa normale. Però se andiamo a vedere, gli sviluppatori riescono anche a dedicarsi molto di più a quello che è lo sviluppo di una singola macchina in fase di grafica e di suono. Infatti, come abbiamo visto, graficamente e il suono delle macchine è molto, ma molto più bello di Assetto Corsa 1. Quindi si possono incentrare e concentrarsi di più su un parco macchine un po' più ristretto, ma poi per farci affrontare a noi giocatori, videogiocatori, un'esperienza di gioco il più simulativa possibile. Allora ragazzi, per oggi il video è finito. Vi ricordo e vi ricordo un'ultima volta che queste qua sono le mie strettissime opinioni, strettissime personalissime impressioni del gioco. Noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale se volete iscrivervi. Vi ricordo che è gratuito, attivate la campanellina per essere notificati ogni qualvolta butterò in rete un nuovo video. Mi raccomando, commentate qui sotto, ma fatemi sapere che cosa ne pensate di Assetto Corsa Competizione, se la pensate come me o anche se non la pensate come me, ci mancherebbe, vanno bene tutti i tipi di consigli, tutti i tipi di opinioni, anche le vostre ovviamente sono molto importanti, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!